Eccoci qua, benvenuti e bentornati al punto di vista. Eh, siamo reduci da un piccolo ban, quindi un po' di censura, visto che la situazione si è, in, si è inasprita, non solo nei toni, ma anche nelle regole da seguire. Eh, sono state sempre un po' dure, diciamo, però in questo momento sembra che ci siano eh, cose che non si possono dire e noi siamo caduti nella trappola di quelle cose. In questo momento proviamo insieme a un amico che avete visto già diverse volte ormai in questo canale, ma non solo, Paolo Franceschetti. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Adriano e ciao a tutti. Proviamo insieme a Paolo questa sera a dare un tocco di gentilezza in più al momento che viene, diciamo proprio in vista e diciamo dopo questo piccolo ban che ci siamo presi, cerchiamo di rallentare, di addolcirci. Quindi eh, tratteremo il tema dell'amore oggi insieme a Paolo, un tema che sicuramente avranno Molti trattato nella loro vita, o quantomeno cercato di capire, cercato di in interpretare. E quindi ecco, io con Paolo partirei direttamente con una delle domande più semplici e magari più complesse, ovvero che cos'è per te Paolo l'amore? Allora, guarda Adriano, devo dire che io l'amore non l'ho mai capito a fondo. Eh, nel senso che, come per tutti, è stato un mistero. Capivo che c'era qualcosa di oltre, cioè, non è semplicemente incontro l'anima gemella, sto bene, eh, viviamo felici e contenti. Capivo che c'era qualcosa di più. E, e qui eh, devo dire che una bella risposta l'ho avuta quando qualche tempo fa ho letto un libro eh, edito dalla Bastoggi di Giannis Rastelli, Metafisica dell'amore. Ecco, questo libro veramente mi ha come se fosse eh, inquadrato un po' tutte le situazioni che ho vissuto negli anni, che avevo visto vivere ag agli altri, perché per me quello dell'amore è sempre stato un tema fondamentale. Eh, cioè Io osservavo le altre coppie, parlavo con le coppie che conoscevo, ehm, ho letto tantissimi libri fin da giovane, cercando di capire le dinamiche dell'amore fino in fondo. No? E poi sentendo appunto varie campane, ho letto Schopenhauer, Metafisica dell'amore, che per me era stato un, un libro in cui quando l'ho letto ho detto boh, ma questo. Ci ha capito un cazzo, secondo me, perché eh, Schopenhauer conclude sostanzialmente che l'amore è una grande illusione, un grande inganno che serve per la procreazione della specie. Cioè, vabbò, immaginando che ci sia un Dio creatore, no, che... Eh, Crea tutto così dice. Ma se sì, io mi diverto per, farli, per far proseguire la specie, gli invento questa cosa dell'amore, ma che senso c'ha? Non, non c'ha nessun senso. Allo stesso tempo mi va sempre molto colpito alcune frasi, per esempio, Dante, no? che dice eh, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle. E io dice, ma che cazzo c'entra l'amore con le stelle? Cioè, non, non, non riuscivo a capire il nesso. capivo chiaramente che il difetto non era in me eh, cioè non era in Dante, scusa, era in me che non riuscivo a capire, però dico c'è qualcosa di più che, che spiega eh, questa cosa perché è troppo mh, cioè un, un Dante Alighieri poi alla fine di tutta la commedia che è un capolavoro assoluto, anche dal punto di vista teologico, metafisico e tutto eh, eh, mette sta frase non è che la può mettere a caso così tanto perché voleva mettere una frasetta romantica alla fine del, del suo scritto, eh, ma anche Battiato no? che dice tutto l'universo obbedisce all'amore, eh, insomma capivo che c'era qualcosa da capire e quindi negli anni poi tante cose mi si sono chiarite e, e quindi ecco questo libro di Gianni Strastelli, Metafisica dell'amore, mi ha dato veramente le risposte. quindi Diciamo che cos'è l'amore? L'amore è la forza che muove l'universo. Eh, e in che senso? Perché è una forza attrattiva. Cos'è che muove le stelle e i pianeti? Una forza di attrazione, che, eh, eh, ma anche di repulsione al tempo stesso. I pianeti e la Terra ruotano attorno al Sole. No? Se esistesse solo la forza attrattiva, eh, i, i pianeti, eh, la Terra, eccetera, andrebbero dentro al Sole e si fonderebbero con essa. Se esistesse solo una forza repulsiva si allontanerebbero. Ci deve essere una forza che tiene perfettamente in equilibrio la, la Terra e gli altri pianeti rispetto al Sole e che li fa muovere in una sorta di danza. Di danza in cui poi non si devono manco mai incontrare in questa danza, perché se, un giorno, se, cioè, se fosse una danza casuale, eh, Saturno potrebbe collassare contro Giove oppure la Terra potrebbe a un certo punto... Andare contro la Luna e così via. Invece, no, tutto questo c'è cioè un gioco di forze perfetto che fa sì che ci sia una danza eh, fatta di appunto attrazione e repulsione e che fa muovere i pianeti, ma le stesse forze sono quelle che fanno muovere noi nei confronti delle altre persone. Ma non a caso, noi siamo fatti, i nostri atomi di cui siamo composti sono un piccolo pianeta solare in miniatura. Quindi è il principio dell'ermetismo, eh, come in alto così in basso, come in cielo così in terra del Padre nostro, come nel piccolo così il grande. Cioè in noi c'è un piccolo universo, e noi poi nelle nostre relazioni ci muoviamo secondo la logica, che è quella degli astri. Non a caso, talvolta con l'astrologia si può anche ricostruire il movimento che c'è tra eh, due persone, si può capire quando una persona è destinata a litigare con l'altro, quando è destinata a incontrarlo e così via. Bene, quindi l'amore che cos'è? È questa forza che noi abbiamo dentro, eh, che muove tutto, che noi ne siamo consapevoli o no, anche quelli che odiano di più, anche le persone che sembrano che non conoscere l'amore nel senso terreno, comunque eh, sono mosse da questa forza o dall'assenza di esso oppure da, dalla presenza di esso. E è una forza che noi dobbiamo sviluppare sempre di più, la dobbiamo aumentare sempre di più in noi fino a che non abbiamo una tale forza d'amore dentro di noi da diventare degli esseri illuminati, fino a che non ci si fonde poi nella parte finale con il cosiddetto divino. Ora, quindi parlando solo dell'amore tra partner, a che serve l'amore perché ce l'abbiamo? Perché noi dobbiamo a scendere sempre di più, elevarci sempre di più, fino ad arrivare all'amore per l'universo, all'amore per il divino, fino ad arrivare a eh, avere diciamo, quel grado di evoluzione che ci consenta di fonderci con, con il divino. Per fare questo dobbiamo cominciare da piccoli passi. Si deve cominciare dall'amore per l'altro, per il partner, perché da lì cominciamo a scoprire amori sempre più grandi. Partiamo dall'amore per il partner nella vita e poi scopriamo che questa forza d'amore che ci unisce al partner la possiamo estendere ai figli, la possiamo estendere ai familiari del partner, la possiamo estendere ai suoi amici, la possiamo estendere. Capiamo che la, lo stesso amore che ci muove verso una persona può essere estesa a, anche ad altre persone. Tanto più noi comprendiamo questo, tanto più allarghiamo la nostra forza d'amore. Irradiandola e estendendola anche a persone diverse dal partner, scopriamo forme di amore sempre più illimitato: l'amore verso gli animali, l'amore verso la natura, l'amore verso i nostri simili, l'amore per Dio, che è la meta finale. Infatti, nell'unione nell con il partner, noi talvolta ci sembra per pochi momenti, magari o per poche ore o anche per pochi giorni, di toccare dimensioni divine, l'estasi che noi si prova. Con la persona che ami, anche nella sessualità, è una specie di assaggio della fusione col divino. Il nostro compito è trovare questo tipo di estasi sempre e in ogni caso. Si comincia dall'amore con il partner, che quindi è un, uno strumento che l'universo ci dà, l'incontro con l'altro, per imparare ad amare, ad amare sempre di più, ma non amare solo il partner, ad amare tutti. Ecco, qui ho un po' semplificato, diciamo. Bene, no, diciamo che eh, è, è bello che tu eh, abbia toccato dei punti che io stavo per andarti a chiedere, quindi eh, si, siamo già connessi in un, certo modo, in un certo modo, in un certo senso. Ci siamo anche conosciuti dal vivo e abbiamo in un certo senso fatto anche qualche discorso su, su, sull'amore. e So eh, alcune, alcune tue. Idee riguardo certe cose, ma ecco, andando per esempio a analizzare quello che hai detto tu adesso, eh, ho notato, ho, non ho potuto far meno di notare che ci, ci, è come se ci fossero diversi tipi di amore, no? O magari è sempre lo stesso. Eh, che però viene applicato appunto a secondo mh, degli archetipi diversi in base chiaramente a, a che tipo di rapporto eh, abbiamo con la persona che abbiamo di fronte. Faccio un esempio, si parla di, come um, tu hai detto adesso, amore per gli animali, amore per la natura, amore magari per la, per la mamma, amore per, per il partner. Ecco, ehm, cosa differenzia l'applicazione di questi diversi tipi di amore? oppure se c'è una differenza, o se è sempre lo stesso amore appunto che viene visto da punti di vista diversi. L'amore è una forza di attrazione, che potremmo definire come una forza che ci fa identificare con l'altro, ci fa provare quello che prova l'altro. Guarda, vediamo cosa accomuna. No? Tutte le allora, io posso amare, oltre al partner, la famiglia, posso amare un uno sport, posso amare un oggetto, posso amare una forma di arte, posso amare gli animali, eccetera. Cos'è che accomuna, per esempio, l'amore per gli animali? Le persone che difendono gli animali no? da e, e quindi si occupano, fanno volontariato, prendono i cani randaggi, si identificano con il dolore di questi animali, cercano di proteggerli, vedono in essi delle forme di vita che devono essere protette, in qualche modo c'è un'identificazione mm? eh, prendiamo l'appassionato di automobili ciascuno cioè, di noi ha una passione no? che cosa eh, ci fa dire che amiamo quella cosa quella, le automobili se abbiamo una passione per le automobili, le moto se abbiamo una passione per le moto i francobolli perché c'è la passione per i francobolli ci identifichiamo un po' con la macchina, infatti molti amano loro l'auto, tanto che se tu gli fai un, un, un rigo è come se gli avessi fatto no? una cosa io mi ricordo una volta un mio amico andavamo, eravamo a un a una riunione di a, a motoraduno e uno gli toccò l'arli e lui disse oh amico, preferisco che mi scopi la ragazza piuttosto che mi tocchi la moto cioè, questa... <ride> ah, questa... <ride> C'è cioè, un modo comunque per dire che si identificava molto con questa moto che era una parte di sé, era una sua creatura e la visualizzava questa moto come una parte di se stesso. no? Amava più la, la moto che la donna, in effetti. Quindi l'amore si può anche identificare con un sentire l'altro, un immedesimarsi nell'altro, in quella cosa, una compenetrazione come se quella cosa, quella persona, quell'oggetto fosse parte di noi. Mh? E infatti l'amore universale cos'è? L'amore è il sentire che tutto è parte di noi. Eh, l'amore per Dio che provano certi mistici cos'è? Il sentire che Dio non è disgiunto da noi, è parte di noi e noi siamo parte di Dio. È un sentimento difficile da provare che si raggiunge solo ai livelli più elevati di illuminazione, però quello è. Quindi l'amore si può anche definire come una, una sorta di identificazione con l'altro. E ecco quindi è questo che accomuna tutto. Ovviamente, le persone che hanno poca capacità d'amore, che sono a un livello evolutivo molto basso, amano più le cose, no? eh, amano il lusso, amano cose che sono a un livello più basso, ma fa parte del numero di vite che poi noi abbiamo vissuto e dobbiamo fare esperienza. Di tante cose, cioè dobbiamo fare esperienza del fatto che amare le cose materiali non dà nulla, sostanzialmente, non ci accresce. Fatta esperienza di questo, si passa a eh, livelli sempre più eh, alti di evoluzione. Ma non a caso, per esempio, nel buddismo di Nichiren c'è un, um, un goscio che si intitola I desideri sono illuminazione. E nell'autobiografia di, di uno yogi di Yogananda c'è un pezzo in cui viene spiegato come noi nella vita dobbiamo esaudire prima tutti i desideri, nelle varie vite dobbiamo soddisfarli tutti i desideri il desiderio di potere, il desiderio di possesso il desiderio di tutto, quando li avremo soddisfatti tutti abbiamo anche capito che non ci interessano certe cose e andremo a realizzare quello che è l'amore per Dio, che è l'unica cosa che poi alla fine conta, l'amore a chi non piace la parola Dio può usare la parola coscienza universale, infinito, universo quello che gli pare insomma però è un amore più grande che ci fa identificare con, con tutta l'umanità, sostanzialmente con tutto il creato, ma proprio con tutto il cosmo. Quindi questo accomuna tutto. E poi ovviamente c'è modo e modo di viverlo, questo amore che noi proviamo per il partner e per i figli, da un'identificazione che quasi delle volte diventa possesso, quasi come se l'altro fosse noi, dobbiamo controllare l'altro, fino a livelli sempre più evoluti in cui... Ci identifichiamo con l'altro, sì, ma riusciamo anche a tenere il distacco, il giusto distacco tra noi e l'altro. E quello poi è l'amore perfetto, perché è quell'amore che come gli astri, eh, tengono in movimento perfetto gli astri attorno l'uno all'altro e quindi li fa muovere senza impattare, senza implodere, come fa l'amore troppo possessivo che alla fine si anienta nell'altro, e senza neanche però collassare e allontanarsi, quindi senza che ci sia troppa... Uh, forza, eh, diciamo, dispersiva o um, più che attrattiva, quindi il contrario, no? la, la, la forza di allontanamento. Quando noi riusciamo a trovare il giusto equilibrio, ecco, abbiamo trovato, realizzato l'amore perfetto. Bene, e spesso ci sono delle coppie che <coughs> si mettono insieme magari da, da giovani, no? ma questa magari è una cosa che succedeva più qualche tempo fa, adesso non, non so bene come funziona l'era teenager del momento, ma io quando ero ragazzo, io diciamo che ci si metteva insieme, ci si fidanzava già da piccolini. E si incominciavano dei percorsi e poi dopo arrivano a, a bruciare subito delle tappe, e arriva a un'età in cui in realtà l'amore loro non hanno quasi per niente scoperto se non eh, aver, eh, essersi rapportati con solamente una persona, magari per tutta la vita. E, e quindi quelle persone lì, secondo te, sanno che cos'è l'amore? Hanno provato che cos'è l'amore o è un'illusione quella lì, per esempio? Guarda, io penso che il vero amore lo si prova solamente quando si è veramente al massimo livello dell'evoluzione e la maggior parte, cioè il 99,99% ,99 delle persone non, non è a quel livello. Eh, il vero amore lo può provare l'illuminato, il Buddha, il Yogananda, eh, le persone che sono arrivate a, a un altissimo livello evolutivo. Tutti gli altri provano sempre un amore imperfetto e devono vivere diversi amori imperfetti per perfezionarsi sempre di più nel corso della vita. Ora, diciamo, la norma è che si vivano più amori nel corso della vita perché sono più prove che noi dobbiamo affrontare per metterci alla prova e superare di livello in livello ed evolverci sempre di più. Però, Ovviamente noi vivremo mille vite, migliaia di vite, quindi non si può dire se chi se per esempio si innamora da piccolo e rimane da quando ha 15 anni sempre con la stessa persona, veramente non ha conosciuto l'amore o no, se è a un livello evolutivo più basso o più alto di noi. Questo non si può dire perché in questa vita comunque vuol dire che quella cosa è quella. Quella situazione è quella che serve a lui in questa vita. Poi pensiamo a chi nasce in contesti dove, per esempio, non c'è nessuna possibilità di eh, cambiare parte, come fa chi nasce in una grande città dell'Occidente: no? ci sono com piccole comunità rurali dell'India, della Cina, nel, dove non c'è nessuna possibilità di vivere tutte queste esperienze nel corso eh, della vita. Quindi, per, per certezza, la vita sentimentale è un po' mh, incanalata. Però chi l'ha detto che questi, diciamo, evolvano meno di noi, può darsi che sono già magari a un livello evolutivo tale che possono essere soddisfatti anche con una sola persona. E poi ci sono tanti modi di vivere l'amore per una sola persona. Io ho conosciuto coppie che si conoscevano da quando erano piccoli, da quando erano bambine, e sembravano felici e vivevano comunque in un clima in cui ciascuno permetteva all'altro di evolvere. Quindi, e poi questa è la cosa fondamentale. Quando la coppia poi si chiude in se stesso, per questa vita probabilmente non farà nessuna evoluzione, non, non crescerà molto, rimarrà lì e poi va alla prossima vita. Però in alcuni casi, anzi, proprio quella persona ti permette di fare quelle esperienze evolutive che ti servono. Quindi non c'è una regola. Ognuno la vive a modo suo. Ci sono persone che nascono anche con un destino in cui magari saranno sole per tutta questa esistenza. In alcuni casi perché il livello evolutivo è basso, in alcuni casi perché il livello è molto alto. In realtà e non c'è nessuno che sia al loro livello, pensiamo a Yogananda. Che tutta la vita non ha mai avuto una partner. No? Eh, una regola non c'è. La regola è che nel corso delle molte vite noi incontreremo tanti partner e ciascuno ci farà vivere esperienze diverse. Nel libro di Gianni Strastelli si collegano le varie prove della vita ai vari livelli della cabala, delle varie sefirot cabalistiche, e eh, si dice che lei dice che bisognerà vivere sette amori imperfetti, sette modalità di esperienze prima di trovare l'esperienza giusta, cioè la cosiddetta anima gemella. Ovviamente non significa che dobbiamo affrontare sette rapporti e all'ottavo è perfetto, no. Sette modalità che dovremmo ripetere ogni volta fino a che non abbiamo capito la lezione. Ti faccio un esempio, no? Sappiamo tutti che ci sono amici o amiche che hanno sempre relazioni con persone sposate. Allora, una volta uno dice un caso, due volte dice un caso, alla terza, alla quarta dice senti ciccio o ciccia a seconda. Qua non è un caso, evidentemente qui il destino ti vuole dire qualcosa, ti vuole insegnare qualcosa. Se impari la lezione non avrai più bisogno di quel tipo di esperienza e passi ad altre esperienze. Se non impari la lezione ci rimani per, anche per diverse vite, sempre con la stessa esperienza. E queste esperienze attraverso cui noi dobbiamo passare sono più o meno sempre le stesse, cioè il rifiuto. Tutti noi facciamo l'esperienza di essere rifiutati prima o poi da qualcuno, spesso tante volte fino a che non impariamo la lezione del rifiuto, che cosa c'è dietro a, a questo rifiuto, poi faremo la lezione, cioè avremo la lezione di essere abbandonati, eh, non quindi un'esperienza di rifiuto, ma prima l'accettazione e poi l'abbandono per non tenere il passo con l'evoluzione dell'altro. Dopodiché faremo, e poi ce ne sono diverse, ne, ne, insomma, sono tante le esperienze che dovremmo vivere, archetipiche, sempre le stesse. E tutti le vivono. Infatti, se ci facciamo caso, con modalità diverse, ma i nostri amici, i conoscenti, quello che noi anche leggiamo nella letteratura romantica, insomma, alla fine le esperienze che noi viviamo sono sempre le stesse. La morte del partner, non tutti la vivremo in questa vita, ma prima o poi si vive. Normalmente, anche se sta insieme tutta la vita, comunque, a meno che non si muoia insieme nello stesso momento, uno dei due dovrà fare l'esperienza anche della morte del partner. Talvolta la facciamo anche da giovani. E tra l'altro, ecco, io mi ero molto interrogato, per esempio, su, proprio sulla morte, eh, e, ma proprio sui rapporti sentimentali in genere e sulla parte metafisica, perché mi ero accorto che alcune persone vivevano delle esperienze troppo assurde per poter essere. Eh, ha scritto semplicemente un semplice devi trovare la persona giusta così sei felice e contento. Ricordo una mia amica, ad esempio, che aveva eh, quando ero molto giovane, diciamo una ventina d'anni, eh, c'è un primo fidanzato che muore di AIDS. Trova un altro fidanzato a un certo punto con cui fa dei figli, si sposa, era identico dal punto di vista fisico a questo primo fidanzato che era un mio carissimo amico, uno dei miei migliori amici che per me fu un dolore fortissimo, e fu uno shock vedere che questa, quando ha ripreso un altro fidanzato, questo era uguale nelle fattezze fisiche al mio amico che si chiamava Giovanni. E poi l'altra cosa che mi scioccò è che anche questo Giovanni morì di morte violenta. Un incidente stradale, eh, se ne andò io, quindi dissi, ma, questa, cioè, ma come può essere un caso che questa trova due uomini uguali praticamente dal punto di vista fisico che se ne vanno tutti e due in un modo così tragico? Qua la vita gli sta insegnando qualcosa. Ecco, io già all'epoca mi, mi ponevo queste domande. Quando impareremo ad amare incondizionatamente, a ehm, capire anche poi eh, il significato della morte, il significato della vita, tutta un'altra serie di cose che fanno parte del percorso spirituale, si arriva all'incontro finale con l'anima gemella. Sem solo quando... Poi in realtà, non che non ci siano le anime gemelle anche in una fase precedente, però più che anime gemelle è meglio chiamarle anime compagne, nel senso che ci sono persone che sono destinate anche a stare tutta la vita felici e contenti in questa dimensione, però questo è un momento che può durare anche tutta una vita, ma poi finché uno non raggiunge la cosetta illuminazione, quindi non arriva al vertice dell'evoluzione spirituale di questa esistenza terrena, chiaramente non, non si può parlare di anima gemella. Quindi praticamente riusciamo a capire che cos'è l'amore e probabilmente a trovarlo solo nel momento in cui abbiamo superato determinate prove che portano, come abbiamo detto, all'illuminazione o comunque sia a comp comprendere chiaramente, perché tu puoi amare quando puoi comprendere in un certo senso, no? Perché non, non, non si ama qualcosa che non si conosce, non, non, si, non ci si riesce, immagino, no? Quindi eh, può essere un amore fittizio. Eh, ma quindi eh, allora. Abbiamo detto che ehm, l'amore è un riconoscersi in qualcuno, in qualcosa, è avere un, una passione che ti porta appunto, magari anche tramite la legge dell'attrazione, ad avvicinarti a qualcuno. No? Spesso ci avviciniamo a eh, diverse persone nel corso della nostra vita ehm, e ci portano a volte delle sensazioni simili, no? Io, per esempio, penso a quando uno. Eh, penso a quando io iniziavo un rapporto con una persona e dicevo, ah cavolo, sicuramente eh, sarà la donna in un certo senso che porterò avanti per parecchio tempo e poi magari inevitabilmente succede qualcosa e la storia finisce. Poi rincontri una nuova persona e ripensi la stessa cosa. Ecco, cioè, è l'idea dell'amore di cui ci innamoriamo o è un cioè veramente ci innamoriamo di... Cioè, che cos'è questo scambio tra persone? Perché le persone si incontrano? Cioè, perché riusciamo a trovare delle persone di cui ci innamoriamo anche se magari sembra ci innamoriamo più di qualcosa che di qualcuno? Cioè, io la penso così. Cioè, come, come mai incontro una persona che magari fa solo un percorso nella mia vita e poi se ne va? Cioè, sì, magari fa un cambiamento importante, è importante tutto quanto, però allora quello lì che cos'è? È, è amore passato? Non lo so, non, non riesco bene a comprenderlo. Guarda, dietro all'esigenza di innamorarci e dietro all'amore c'è un'esigenza di unione con il divino. Cioè, noi cosa proviamo quando siamo innamorati? Questa, eh, diciamo, sensazione di completezza, che tutto è perfetto, che la vita è meravigliosa. Spesso, infatti, poi sviluppiamo nel momento in cui siamo innamorati anche una sorta di amore per l'umanità, no? Sorridiamo a tutti, siamo contenti. pure quello che ci stava sui coglioni fino al giorno prima, dice ma sì, in fondo, dai, pure lui, no? Anzi, magari proprio quello che ci stava sui coglioni eh, ci ha fatto conoscere la donna della nostra vita perché, boh, ha fatto una cosa, ha fatto una festa, qui noi diciamo, vado alla festa di questo stronzo e poi andiamo alla festa di questo stronzo, ci innamoriamo, diciamo, cazzo, meno male che esiste questo esiste stronzo, no? Quindi acquisiamo una uh, visione, diciamo a 360 gradi e ci sentiamo in questo stato di estasi. Ecco, l'amore serve a questo, a farci sviluppare questo stato di estasi e eh, quando poi, come giustamente detto tu, però, l'ho provato con la prima donna, poi l'ho provato con una seconda, ma allora non era un amore proprio per l'altro. Forse c'è qualcos'altro, ci viene questo dubbio, no? Oppure pensiamo a quelli che si innamorano 40 volte nella loro vita, ogni volta sembra questa persona meravigliosa, eh, ma sono 40 però queste persone meravigliose, magari tutte diverse l'una dall'altra. In realtà, e poi la domanda è appunto, di chi ci innamoriamo? Dell'altro oppure di noi stessi riflessi nell'altro? In realtà, diciamo, noi ci sentiamo incompleti in questa vita, non riusciamo a stare da soli, perché? Perché sentiamo che ci manca qualcosa. Ma quello che ci manca... È il rapporto con il divino. Quando noi troviamo questa sensazione di completezza in noi e non nell'altro, quando non ci sentiamo completi perché c'è l'altro, grazie all'altro e riusciamo a arrivare a una sensazione di pienezza, di appagamento da soli, allora possiamo amare meglio l'altro e possiamo, tra l'altro, scoprire ancora di più l'amore per l'altro. È un paradosso, no? Perché. Lì a quel punto veramente l'amore può essere incondizionato. Finché noi abbiamo delle mancanze, delle carenze che vogliamo soddisfare tramite l'altro, l'amore non è mai incondizionato. L'amore è sempre condizionato. Amo la persona perché è bella, perché è simpatica, perché mi fa ridere. Se poi non ti fa più ridere perché cade in depressione, la lasci. Come cade con la mia prima fidanzata che ci sono dieci anni, e un giorno, poi ebbe un periodo di depressione, verso i 30 anni, a, a causa del lavoro, così disse, non sei più quello di una volta, quindi ti lascio. E mi ha lasciato. Quindi cos'era? Amore per me o amore per un'immagine che lei aveva di me? Perché io ero sempre lo stesso, chiaramente, no? Ma era quello che io gli davo. Quindi l'amore, finché noi non siamo perfetti, non abbiamo raggiunto l'illuminazione, Andremo sempre a cercare questo qualcosa nell'altro, ma questo qualcosa appunto che noi cerchiamo nell'altro è un'esigenza di fusione con il divino, è l'esigenza di provare quella sensazione di estasi che tu hai quando ami una persona, che poi, infatti, dopo un po' si ammorbidisce o svanisce. Addirittura dopo qualche mese, dopo qualche anno, perché? Perché se tu non hai soddisfatto delle esigenze tue, cioè sentirai sempre delle mancanze nell'altro, perché l'altro non ti potrà colmare tutte le carenze e tutte le mancanze. Quindi prima dovremmo fare un lavoro su noi stessi per raggiungere la perfezione, poi dopo possiamo amare. La verità è che non funziona così e tramite l'amore noi siamo costretti a fare un lavoro su noi stessi perché quando l'altro ci lascia, quando l'altro ci tratta male, quando l'altro ci dà un dolore, siamo costretti a fare un lavoro su noi stessi, quando l'altro ci fa affrontare una prova tipo ti ho tradito. A quel punto dobbiamo lavorare su noi stessi, cioè dobbiamo dire, ok, ma quanto lo amo, cosa significa per me questo tradimento? Cioè ci mette in moto una serie di meccanismi che ci costringe a lavorare su noi stessi e a crescere. Di, di prova in prova cresciamo sempre di più, fino a che non si raggiunge quell'amore incondizionato tipico di poche anime illuminate, per cui l'amore verso l'alto è davvero incondizionato e non chiedi nulla all'altro, riesci solo a darlo. Quindi quando poi incontri un'altra anima che è allo stesso livello, ecco che c'è un'esplosione un dal punto di vista energetico, si crea qualcosa di eh, potentissimo. Si crea già tra due persone imperfette, cioè la maggioranza di noi quando si sta con un partner di cui è innamorato crea un'energia che si libera, no? pazzesca, e questo già succede normalmente. Ma tu immagina l'energia di due illuminati, un Cristo e una Maddalena, un Buddha con gli Ashodara. Uh, e, e così via un riaurobindo con Mer Possiamo quindi dire che magari ci innamoriamo di una persona e in... Uh... In, in, in due livelli, un livello diciamo, che è più eh, simile a una passione, che è quella che possiamo provare anche per un oggetto, perché tende a soddisfare una eh, o, o più sensazioni psicofisiche, diciamo, e poi una mh, che a volte accade, a volte no, eh, che è più profonda, un innamoramento di qualcosa che va oltre. Io e te ci siamo conosciuti in un momento in cui io stavo frequentando una persona, questa ragazza è bellissima: è la donna che rappresenta un po' il mio canone di bellezza, no? altissima, bionda, occhi celesti, ehm, ma chiaramente non solo. Eh, vengo altamente attratto fisicamente da questa persona, incomincio a starci insieme e poi vedo che questa persona, effettivamente, mh, entro. Allora, all'inizio io sento proprio quell'estasi di cui parli. Vedo proprio anche uscire e andare in mezzo alla natura, eh, proprio prende un sapore diverso. Ascoltare la musica, mangiare, i colori, cioè è, è tutto completamente diverso. No? Ehm, poi piano piano incomincia a vedere. Secondo me, quando incomincia a sentire che c'è l'amore, quello di cui ti parlavo prima, è il secondo tipo di amore, quello più profondo, eh, quegli aspetti eh, fisici, quegli aspetti proprio materiali cadono quasi immediatamente nel giro di poco tempo addirittura nel, in pochissimo tempo forse in qualche mese riesci immediatamente a vedere eh, quasi più eh, chiaramente i difetti di questa persona e paradossalmente te ne innamori ti piace hai capito cambia proprio la, la visione no cioè dalla persona bellissima che era eh, ti dà quell'input per capire come funzionano certe cose poi la parte diciamo fisica svanisce e subentra subito quella, eh, diciamo, sentimentale, quella veramente profonda. Tant'è che io ad oggi, quella persona, se dovessi ricordarmi le cose che mi mancano, mi mancano quei piccoli difetti, mi mancano quelle piccole cose, eh, quelle cose che non erano: qu quanto è bella, che bel sesso che ci ho fatto insieme, anche quelle cose lì, chiaramente. però tendenzialmente è un qualcosa che, che dico quando io stavo con lei, credevo di essere innamorato perché perché ad oggi quello che mi torna in mente sono i piccoli difetti e quelle belle sensazioni che provavo solamente quando ero stato dopo essere stato insieme a lei. Allora, guarda, ci sono... Uh... Diciamo, l'amore che noi incontriamo dipende molto dal nostro grado poi di profondità, no, dal nostro grado di evoluzione. C'è una regola per cui l'altro rispecchia sempre una parte di noi inconscia. Proprio perché noi ci sentiamo incompleti, l'altro ci completa. Eh, infatti, ci hai fatto caso che spesso eh, ci sono persone molto simili che sono i classici solo amici. Eppure, dici cazzo, si parla di tutto, ci si capisce su tutto, eh? però poi alla fine con chi ti metti, con, di chi ti innamori, chi ti fa battere il cuore, lo stronzo o la stronza, no? Oppure quella che comunque ti fa, quella o quello che ti fa soffrire, la, che uno dice, ma scusa, perché ti devi innamorare di questo stronzo che ti tratta male, con cui non ci parli, quando invece con quell'altro, no, C'è un feeling perfetto. Perché? Proprio perché noi ci sentiamo incompleti, l'altro, da una parte, si incastra nelle nostre parti mancanti. E c'è uno scambio di energia che avviene sia tramite il sesso, ma anche senza sesso, anche con un rapporto molto profondo tra due persone, non necessariamente partner. Comunque c'è uno scambio energetico molto profondo per cui eh, le energie si mischiano. Eh, io prendo una parte dell'energia di quella persona e viceversa. Per questo la... La persona molto diversa da noi e spesso ci attira moltissimo perché ha quelle parti che noi non abbiamo. La persona uguale a noi è della stessa polarità. Il positivo con il positivo non, eh, non genera elettricità. È la, il, il polo positivo con quello negativo che genera elettricità. Mh? E genera questa potenza che, che deriva dall'unione um, di questi due poli. Quindi chi è? Chi è poco maturo, chi è poco evoluto vede nei difetti dell'altro un difetto, allora sta sempre a criticarlo senza capire che in realtà critica una parte inconscia di se stesso, se no non ti ci metteresti, se quella parte non fosse qualcosa che è dentro di te. Eh, chi è più evoluto già comincia invece ad amare i difetti dell'altro, ma quei difetti dell'altro sono sempre cose tue, in realtà inconsce, talvolta consce, che l'altro deve portare alla luce. Quindi c'è uno scrittore che ha scritto dei libri stupendi, Peter Schellenbaum, che dice: L'altro è lo specchio della nostra vita segreta. Senza che noi ce ne rendiamo conto, l'altro, che lo disprezziamo o che lo, lo stimiamo, comunque è una parte di noi stessi e riflette delle parti di noi. Più quella parte inconscia la portiamo allo stato conscio, più non abbiamo bisogno di. Rifletterla sull'altro, e più il nostro rapporto sarà consapevole. Eh, però ecco, certo, che amiamo anche i difetti della persona, perché quei difetti sono i nostri in realtà. Guarda, allora ho capito, ho capito perfettamente cosa intendi e, ed è chiaro. Allora io guarda a questo punto, voglio portarti su un altro tipo di ragionamento. Quando ehm, porto sempre questo esempio qua, quando io sono stato ehm, insieme a lei, e uno dei dubbi, dei dubbi più grandi che io avevo eh, della nostra storia era quanto lei fosse in un certo senso eh, innamorata di me. E, e rispetto a quanto lei fosse più innamorata di se stessa, <coughs> di se stessa, questa cosa chiaramente ha fatto fare ovviamente anche uno screening dentro di me e vedere che quelle mancanze che poi andavano a finire in piccoli sprazzi di gelosia nei confronti suoi, erano più che altro appunto delle, dei problemi miei, erano delle cose mie. Eh, che all'inizio notavo come appunto magari delle cose che non andassero in lei dico cavolo no, ma mi rende geloso perché eh, non si rende conto che io gli voglio bene, no? magari mi fa aspettare più di un tot a rispondere a una cosa oppure non risponde sapendo che a me purtroppo dispiace queste cose qua, poi mi sono reso conto che in realtà quando cadi in questi eh, meccanismi mentali, tendenzialmente sei tu che hai qualcosa che non va o che non ti ami abbastanza e cerchi appunto di colmare qualche piccolo eh, diciamo, mancanza con eh, l'idea che qualcun altro possa colmarla, ma in realtà non è così, perché magari quella persona in realtà eh, mettendoti in quella condizione di gelosia, che poi in realtà dipende chiaramente, però in questo caso era una gelosia... Eh, non voluta, era una gelosia in realtà quasi eh, appunto involontaria però mi ha messo nelle condizioni di capire che in quel caso ero io che non stavo amando abbastanza me stesso e che dedicavo troppo tempo alla ricerca di qualcuno che amasse me che è una cosa un po' diversa sostanzialmente no? E allora lì dissi vedi come all'inizio una, rag una ragazza che magari eh, cagandomi poco, mi dava l'impressione che gli ne fregasse poco, quando in realtà magari mi sta dimostrando come io debba amarmi di più per poter capire qual è l'equilibrio tra il nostro rapporto. Ok? Sì, ma vedi, tu hai fatto cioè, il tuo ragionamento dimostra già di essere a un buon livello evolutivo cioè tu Grazie. parti dal presupposto che, che quello che chiunque stia su un percorso spirituale dovrebbe fare no? quindi sto dicendo una cosa banale per molti che ascolteranno no? cioè noi non dobbiamo mai dare la colpa all'altro di come è ma solo a noi stessi e ogni cosa che ci dà fastidio dell'altro eh, deve essere rapportata a noi, cioè perché mi dà fastidio, quindi devo lavorarci sopra perché noi non possiamo cambiare l'altro, dobbiamo cambiare noi stessi. A noi ci fanno incazzare le mancanze dell'altro semplicemente perché noi abbiamo delle carenze. Ovvio, se quello ti prende a calci tutti i giorni, beh, vabbè, <ride> ok, però. Dobbiamo capire, a quel punto dobbiamo capire, che comunque è sempre uno specchio di noi che ci rimanda e, e comunque ci dobbiamo allontanare, possiamo pure continuare ad amarlo, però il calcio non ce lo facciamo dare, no, ma non possiamo pretendere che lui la smetta, a meno che... Vabbè, insomma, il discorso è molto complicato. Chiaramente prima ci parlerai, poi magari quello capisce e smette, ma se quello non vuole smettere lo devi mollare tu, perché il problema alla fine siamo sempre noi e tu che ne hai fatto hai dimostrato appunto... Ecco, diciamo, è quello a cui servirebbe l'amore, farci domandare cosa non va in noi. Poi ovviamente siccome siamo esseri umani e non siamo così perfetti e così illuminati da lavorare solo su di noi, cioè un minimo diciamo dall'altro lo pretendiamo sempre, però eh, ecco tu all'inizio hai detto mi domandavo quanto mi amasse eccetera, ma in realtà quella è una cosa che si sente, spesso noi ci domandiamo ma ci ama o non ci ama, ma non si vede da i, i gesti tipo arrivare in ritardo oppure dal metterti alla prova cose di gelosia no, in realtà se noi stiamo in ascolto profondo di noi stessi e dell'altro se l'altro ci ama o no, lo sentiamo dobbiamo arrivare a, a quel punto di sentire l'altro anche perché poi ho detto l'amore è infatti un sentire l'altro un immedesimarsi nell'altro se noi veramente amiamo l'altro riusciamo pure a capire se l'altro ci ama è vero eh, sono d'accordo con te però quando allora ci sono quei sai quando si dice io mi, anche lui mi ama a modo suo o anche lei mi ama a modo suo no? ok ma questo modo suo bisogna vedere quanto in realtà poi vada a modificare il mio modo di amare quando va, quanto io mi debba adattare a quel modo di amare voglio dire perché eh, io, io ultimamente dico spesso che le persone debbano unirsi nella misura in cui eh, vedono la realtà, diciamo, eh, in maniera abbastanza simile, perché è inutile che io sto con uno, per quanto possa sentire che è la donna della mia vita, con una persona che probabilmente è completamente diversa da me, perché comunque andremo, se non siamo evoluti, a scontrarci su qualsiasi distanza e differenza perché non capiremmo che la distanza in realtà appunto è qualcosa che dobbiamo capire l'uno dell'altro eh, e magari prenderla come, appunto come specchio cioè qualcuno completamente differente da me per cui sono attratto, per cui ci sto insieme ma vedo questa differenza gigantesca sicuramente c'è un bisogno di, eh, di accorciare le distanze capendo le differenze però nella misura in cui questo è possibile, perché nel momento in cui io sento che sto de detrupando, cambiando troppo il mio modo di amare, cioè in, fino a quando, in che modo capisco quanto io stia cambiando me stesso per amare qualcun altro, e quindi capire se sto facendo la cosa giusta. Guarda, questo è il dilemma proprio eh, eterno di tutti i rapporti di coppia, cioè il confine tra me e l'altro. Allora, quando noi avremmo raggiunto l'illuminazione, sapremo amare incondizionatamente, fregandocene del comportamento dell'altro, ovviamente. C'è sempre un limite per cui se l'altro appunto ci prende a calci tutti i giorni e non riesce a fare a meno di questo, noi ci dobbiamo allontanare per la nostra sicurezza fisica, ma continueremo lo stesso ad amarlo, no? In realtà nell'amore, quello terreno che, che tutti noi vivremo per migliaia di vite, perché ne dovremo passare un bel po'. C'è sempre questo conflitto tra l'amore per noi stessi e l'amore per l'altro, cioè amare l'altro presuppone che lo accettiamo così com'è. E che quindi noi lavoriamo su noi stessi, però abbiamo dei limiti umani. Cioè, ad esempio, se io ho il terrore dell'abbandono e della gelosia, mi metto con una persona che è abituato a tradire eh, quello è un limite, e ci devo fare i conti. E devo comunque mettermi a discutere con l'altro per chiedere di definire i limiti. Cioè, io sono così, tu sai cosa? Fino a che punto siamo disposti a venirci incontro per amore spesso poi l'altro magari ci mentirà oppure non ci mente di, in buona fede ci dice no no ma io ti sarò fedele nonostante fino adesso ti ho tradito ti sarò fedele sempre e poi magari dopo un mese ci ricasca perché è proprio la sua natura quindi nell'amore nell umano noi viviamo sempre questo continuo conflitto tra l'amore per noi stessi e l'amore per l'altro con la domanda quanto è giusto che io accetti questa cosa cioè che ne so se io come essere umano, ma, ma un esempio banale, io metti che sono un fumatore accanito, un tabaggista e non riesco a fare a meno delle sigarette e l'altro odia le sigarette e odia il fumo, e cazzo lì non c'è niente da fare, bisogna, cioè è un limite umano che ha uno e che ha l'altro o trovi un modo per convivere, quindi tu dicevi vale, almeno che ne so, 5 ore al giorno, dammi tregua e non fumare. Quelle altre cinque ore al giorno fumerai e io mi me, allontano. Me eh, però, come fai, cioè, de, uno dei due deve rinunciare a qualcosa e questo è inevitabile ne, ne, negli amori terreni. Insomma, la cosa migliore sì. sarebbe che nessuno rinunci a niente ovviamente, ciascuno sia se stesso, con l'altro che rimane centrato, e... però, capito che, che cosa posso fare se non posso, non posso sopportare il fumo perché sono allergico al fumo. Mi metto una maschera antigas per amore dell'altro, non lo so, insomma, cioè, sono limiti che, insomma, con cui ci dobbiamo confrontare. E quello per me, credimi, che è un grosso problema, perché io ultimamente, più vado avanti, più mi, eh, diciamo, tolgo di, do, di, to, di dosso le strutture sociali, le sovrastrutture sociali, e più chiaramente diventa difficile, perché, per esempio, faccio un esempio stupido, anche quello del fumo, di cui parli te, no? Eh, io sono un fumatore e la cosa per me, proprio, che mi fa scattare a livello mentale la goduria, diciamo, è proprio fumare dove non posso, <ride> <Okay>. <ride> è quello purtroppo. Che sono la sera sul letto a mezzanotte dopo aver mangiato avuto un caffè alle 11 e mezza della sera. Mi metto sul letto mi fumo una sigaretta, e per me quello lì è il massimo del godimento. Ecco, capisci che su 10 ce ne sarà forse mezza di, di ragazza che è disposta a una cosa simile, no, per dire. Ecco, allora lì dici, ma so io che sono totalmente folle o eh, quindi dovrò ridimensionarmi per cercare anche qualcuno che sia disposto a vivere una vita con me, oppure sono io che magari me ne fotto, continuo ad andare avanti con le mie idee, continuo ad andare avanti con le mie cose, ma allora a quel punto devo cambiare il target e la ricerca. E allora lì ti rendi conto che probabilmente il cercare una sola persona e condividere tutto con una sola persona probabilmente è più un retaggio culturale che una vera e propria eh, capacità dell'essere umano di darsi completamente a qualcuno, capisci che voglio dire? Cioè, è possibile che tu la tua identità la trovi condividendo te stesso in misura diversa con tante altre persone e non dando eh, esclusivamente a qualcuno? Ma sicuramente sì, però guarda, tu hai posto la domanda in modo sbagliato, secondo me. Allora, tu fumi e ti piace fumare alle 11 e mezzo sul letto, ok? Dice nessuna ragazza potrebbe accettarlo. Ma in realtà la domanda è malposta perché quando tu amerai qualcuno, perché tu ti stai ancora domandando chi è che mi ama, ma la domanda è malposta: cioè tu quando tu amerai una persona, il problema del fumare la sigaretta a letto, se l'ami la davvero e quella non vuole la, la sigaretta a letto, non si pone, perché perché Appena capisci che quella gli dà fastidio, troverai un altro modo allo stesso tempo. Se lei ti ama, non si pone proprio di dirti non fumare, Adriano, perché ti amerà così tanto che anche se odia il fumo a letto, dirà: Oh, chi avrebbe mai immaginato che io, diciamo, eh, avrei accettato il fumo a letto? A quel punto, quando le due persone si amano veramente, sai cosa succede? Succede che tu dici "Ah, odio il fumo a letto, allora non fumo" e lei ti dirà "No no Adriano, tu fumi a letto, fuma". E tu dirai "No, ma a te dà fastidio". E eh sì, ma tu eh, cioè ciascuno lì si crea un altro. Quando c'è veramente amore, il conflitto è diverso. Cioè, il conflitto non è tra te quello che vuoi tu e quello che vuole lei, è che tu vorresti fare quello che vuole lei e l'altro però non vuole che... insomma, capisci? <ride> è il contrario. Cioè, quando c'è veramente amore reciproco è un casino e, e, e spesso infatti ci si trova a dire, per esempio, io amo la montagna e odio il mare, lei ama il mare e odia la montagna, però poi quando amo l'altro, dico no, guarda, ma io anche se odio il mare vengo al mare con te, l'altro dice no, no, io non ti farei mai venire al mare, sono io che verrò in montagna con te, a quel punto non sai che cazzo fa. E spesso c'è il conflitto, quando c'è veramente amore il conflitto è diverso. Quando invece il, confl il conflitto è l'altro non mi rispetta e, e ti pone il problema di quanto l'altro ti deve amare, tu stai amando più te stesso che l'altro in realtà. È vero, quello, quello sono d'accordo, ma io sono sempre un ma, però, ma alla fine però, eh, quanto può durare una cosa del genere? Nel senso, eh, è vero, sì, però... cioè io posso venire ti incontro, magari anche soprattutto all'inizio, cioè, e questo, secondo me, è uno dei problemi che spesso succedono. Ovvero, all'inizio si dice sempre: eh, si parte sempre a mille, no? Sei sempre il meglio di te stesso. No? Addirittura cerchi di andare incontro in qualsiasi modo facendo anche le cose che probabilmente non avresti mai fatto perché c'è quel tipo di, di infatuazione, quel tipo di inizio. Poi, dopo un po' c'è chi dice: Ma ah, che cazzo, ma. Però incomincio anche un po' a rompere i miei coglioni, voglio cominciare a fumare la sigaretta, vorrei incominciare a mangiare quello che mi piace, incomincio... e magari lì ti rendi conto che, eh, che, che, che che non lo so, dopo un anno, dopo due anni, addirittura ci sono persone che vanno avanti per una vita e che continuano a, 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 a diciamo, sopprimere certe cose. no? Questo qui che è, am è amore, sì, no, forse, cioè è proprio piegarsi a qualcun altro, riconoscere il limite in se stessi. Non lo so. No, guarda, poi la domanda così in teoria non è possibile dare una risposta. qua bisogna capire la persona cosa prova, perché poi ci sono persone più inclini a sacrificarsi per l'altro, anzi, addirittura che traggono un piacere: si vogliono sacrificare per l'altro perché hanno questa sindrome del croce rossino. E persone che non si sacrificherebbero mai hanno anche loro un modo di amare, però sono più egoiste o più egocentriche, quindi hanno bisogno di quello che, insomma, non si può fare. Una regola no è amore, questo non si sa, probabilmente lo è, e poi ciascuno trova un accomodamento con la vita dell'altro. Insomma, ma per questo si dice che l'amore poi è fatto di compromessi perché di fatto poi la perfezione non riusciamo comunque a trovarla. Quando amiamo la persona dobbiamo dire ok, che so, questa abita in un posto di merda. A me non mi piace quel posto, però se l'ami la ci vai né, a trovarla in quel posto, no? Cioè è un compromesso, banale, ma è un compromesso. E poi ce ne saranno tanti altri. E quando poi comunque ami una persona non ti pesa rinunciare a una certa cosa. Eh, ecco, per esempio, tu dici mia mamma, quindi i viaggi se li hai fatti con me, ecco, se tu ami davvero l'altro che è allergico allo iodo, non gli piace viaggiare, dirai ok, viaggio da sola nelle occasioni che posso, cioè è per amore dell'altro comunque giustamente rispetti quello che fa l'altro e non pretendi che ti venga incontro. Cioè, L'amore la, per l'altro presuppone che nel dilemma a me piace il mare, a me piace la montagna, eh, magari si fa, ok, fa, facciamo così, 15 giorni lo passiamo in un ambiente neutro, in un mese di vacanza, 15 giorni andiamo da qualche parte e va bene a tutte e due, poi 15 giorni tu vai al mare e io vado in montagna. E così realizzi l'equilibrio perché nessuno dei due perde qualcosa, anzi si può conquistare qualcosa in più perché, perché comunque magari c'è un posto che non avresti visitato se non avessi avuto il compromesso con lei. Cioè l'amore dovrebbe essere comunque alla fine un arricchimento. Quindi nella diversità dovresti sentirti arricchito, insomma. Quindi probabilmente ci sono delle coppie o comunque sia delle relazioni che eh, nascono anche proprio, ehm, non dico per mettere alla prova, ma in un certo senso per, per, proprio per. Sì, forse quelle che si mettono più alla prova sono quelle che più si avvicinano all'amore, no? Eh, quelle, alla fine, se vogliamo un attimo vederla da lontano. Quelle coppie che si vengono incontro, quelli che si sostengono, quelli che trovano del sacrificio, anche, ma del sacrificio in realtà che poi non è mai sacrificio, come hai detto te, no? Quando io voglio fare una cosa per te la faccio perché mi sento di volerla fare. Quindi, però, ecco, magari quelle coppie in un certo senso un pochino più travagliate, quelle che superano gli ostacoli e si danno all'altro nella misura in cui si danno a se stessi probabilmente sono le coppie quelle che hanno trovato il vero amore. Quindi sicuramente l'amore è anche sacrificio, è molto e mettersi anche nei, nei panni del prossimo eh, per capire come poterlo rispettare, no? Guarda, a me non direi che è sacrificio, perché quando ami una persona sei contento di fare una cosa per l'altro e fare una cosa diversa che tu non avresti mai fatto ti arricchisce. Dovrebbe essere così. Se è un sacrificio... Eh... Cioè già, già uno dovrebbe domandarsi appunto quanto effettivamente poi sia amore, insomma. Cioè la diversità che ma... dovrebbe arricchire dovrebbe essere una cosa bella, insomma. Sì, sì, no, ma infatti guarda, in realtà io, io l'ho pensata sempre così in tutti i rapporti. Quando uno si rapporta con il prossimo deve, deve in un certo senso riconoscere le diversità, accettarle e farne... Eh, un tesoro. Eh, poi io mi sono sempre anche reso conto che qualsiasi legge, esperienza o eh, idea portiamo in qualsiasi ambito, poi c'è sempre il parametro della eh, contestualizzazione e consapevolezza del, del soggetto che è dentro in quella situazione, che è fondamentale per capire che in realtà non esiste più o meno nessuna regola. Nel senso, ci sono delle regole, ma che poi vengono messe eh, fuori uso da tante altre cose che sono poi le emozioni, i sentimenti, quelle robe che senti quando non riesci proprio a spiegartelo. No? Secondo me a volte l'amore non riesce nemmeno a spiegartelo in un certo senso. È qualcosa che proprio appunto ti fa fare le cose che magari te non avresti mai fatto e ti fa riconoscere eh, quell'estasi quell diciamo in, in, in tutto, indistintamente. Diventa un amore quasi incondizionato, giusto? La eh pensi come sì. me, sì, la penso come te. E l'amore è un mistero perché è un'esigenza dell'anima, non della mente, cioè l'anima sceglie di innamorarsi di quelle altre anime che serviranno alla nostra evoluzione. E ecco perché spesso è inspiegabile: dici, ma cazzo, sulla carta sceglierei tizio e invece. Mi sono innamorato di Caio perché tizio non ti serve la tua evoluzione proprio perché l'hai scelto, l'avresti scelto razionalmente. Ha cioè, tutte le caratteristiche sulla carta, servono a te. Intanto, servono a te dal punto di vista egoistico, cioè quelle che a te piacerebbero, eh, ma non ti fa evolvere perché se la persona è perfetta, tra virgolette, per le tue esigenze, chiaramente non c'è evoluzione. L'evoluzione c'è lì dove affronti una prova, una difficoltà, un qualcosa. E amicizia e amore? Invece, in cosa si differenziano? C'è una differenza oppure uno è nell'altro? Sai che spesso si dice no? che l'amicizia, la, la, comunque, eh, differisce dall'amore per qualcosa, ma in realtà, eh, io a volte spesso vedo molto più amore nell'amicizia che in quello che chiamano amore. Magari, quindi, qual è più o meno la differenza? Se c'è una differenza, guarda, eh, credo che diciamo l'amore possa essere espresso in varie forme. L'amore per il figlio, l'amore per l'amico, l'amore per il partner, l'amore per i familiari, l'amore per l'estraneo, anche per il vicino di casa, eh, l'amore per la persona che non conosci per niente, ma che senti l'esigenza di andare ad aiutare perché che ne so, senti di una situazione in Africa che ti colpisce particolarmente e parti per andare ad aiutare certe persone eh, che non conosci, no? Però è, vario. è una delle forme da, in cui si manifesta l'amore, l'amicizia, sicuramente. Eh, non c'è rispetto al partner quella parte dell'attrattiva sessuale che è un'esigenza un in più che c'è e che c'è solo nel, nell'amore tra partner. Poi tra l'altro c'è, in realtà non è vero perché ci sono partner che possono pure non conoscere il sesso, ci sono persone che non hanno bisogno del sesso per una serie di... Caratteristiche. dal punto di vista astrologico alcune persone hanno una sessualità bloccata quindi il sesso addirittura dovrebbe essere escluso da certe coppie eh, oppure così come ci può essere sesso non con la persona con cui sta in coppia quindi eh, poi nella nostra società se ci sono due persone di sesso diverso noi diciamo beh quella è un'amicizia perché non c'è sesso e quello invece stanno insieme perché c'è sesso ma non è quello il il criterio del sesso non ha niente a che fare con l'amore, insomma è una questione di scambio energetico più o meno potente. Con il sesso c'è uno scambio più potente di energie, eh, ma può esserci uno scambio ancora più potente talvolta con una unione psichica tra due persone talmente forte che magari non c'è il sesso, però c'è un collegamento psichico talmente forte che comunque lo scambio energetico avviene avviene sulla, non, non sul piano fisico ma dal punto di vista dei corpi sottili avviene lo stesso o ripeto in misura più potente allora io credo che dopo questa diciamo piccola eh, riflessione sull'amicizia e sull'amore abbiamo, abbiamo aperto sicuramente una marea di altre eh, domande e altri concetti abbiamo scoperto Scoperchiato un po' quello che è il vaso di Pandora, e quindi Paolo, io magari eh, ti invito volentieri per altre puntate a scoprire un pochino di più quello che è l'amore e a raccontare i nostri insomma, ascoltatori eh, qual qualche esperienza in più che fa sempre molto piacere prendere esperienza da chi già ne ha fatto. Eh, quindi ecco, eh, ti ringrazio infinitamente per questa, eh, per questa compagnia che ci hai tenuto oggi perché per me è stata una vera compagnia. Ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato e buonanotte. Ciao a tutti.